Ciao a tutti, oggi farò i classici friggitelli, che sono i peperoni verdi, però anziché farli fritti, perché io per problemi di salute non posso mangiarli, li farò al forno e sono una versione praticamente light, ma dal gusto ugualmente buono. Vi assicuro che l'ho già fatti diverse volte, sono veramente buoni. Allora, la ricetta è semplicissima. Io ho preso dei peperoni verdi, li ho lavati, gli ho tolto la testa e poi li ho svuotati dai loro semi. Allora, ho preso dei pomodorini pacchino, li ho tagliati in quattro, in questo modo, e basta, semplicemente. Poi avremo bisogno di olio extravergine d'oliva, sale fino e del basilico. Cioè, solo questi gli ingredienti che ci occorreranno. Una pirofila. Cominciamo con oleare alla base la pirofila. Mettiamo olio quanto basta, diciamo, aggiungerla in questo modo. Poi ci metteremo dentro i friggitelli. Questo sono mezzo chilo di friggitelli. Semplicemente così. I nostri pomodorini, che sono circa un 300 grammi. In questo modo. Cercate di distribuirli bene. Metteteci anche il sugo degli stessi pomodori. Del sale fino, a vostro piacere chiaramente. Del basilico, io abbondo col basilico perché lo adoro. Per me il basilico è praticamente estate. Poi dà un profumo e un sapore buonissimo al piatto. Ecco qui. E poi ancora cospargiamoli con altro olio extravergine di oliva. Chiaramente potete anche non metterne tanto se siete attenti alla linea, come non lo sono. A questo punto il nostro piatto è pronto, ci abbiamo messo quanto praticamente? 3 minuti? Forse neanche. Ok. Abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi, li mettiamo a una alta sedia e li lasciamo cuocere. E questi sono i peperoni pronti. Ci sono voluti circa 40 minuti di cottura. Questo è il piatto pronto. Questi peperoni sono veramente buoni, è un piatto estivo, molto leggero e soprattutto non ho niente da invidiare ai classici friggitelli, anzi ci guadagnerete sicuramente in linea. Se vi è piaciuta la ricetta lasciatemi un like e iscrivetevi attivando anche la campanella, perché ci saranno in arrivo tantissime altre ricette. Un bacio e al prossimo video, ciao!